della CSC Saxo Bank assieme a Carlos Sastre. Frank Schleck, dopo aver rischiato la vita al Giro di Svizzera cadendo in una scarpata, si è laureato pochi giorni fa campione nazionale del Lussemburgo. Alessandra De Stefano è andata ad incontrarli. Quello che vince il Tour è un grande campione, è fantastico, mi fa sempre ancora rêver. Sognare, sì. Per Frank Schleck il Tour è un sogno, la prima corsa che ha guardato da bambino, quella davanti alla quale tante volte deve aver pensato quanto vorrei vincerlo. Questa volta accanto a sé per 3 settimane di gara avrà suo fratello Andy, 23 anni, 5 meno di lui, ma grinta, carattere e testa di un corridore navigato, e lo si è visto alla Liegi dove avrebbe potuto vincere, ma lì lavorava per suo fratello, come farà ancora, alla Gran Bucle. Penso che un giorno in volata arrivando insieme alzeremo tutte e due le braccia. Ma non abbiamo in fondo troppa pressione e questo è un bene. È vero che molte persone ci guardano ed è anche vero che il Tour è l'obiettivo della mia stagione 2008. C'est l'objectif pour moi de la saison 2008. Io sono un corridore che resta sempre con i piedi ben piantati a terra. Ho un sacco di cose da imparare. Spesso e sempre si impara. Io sono modesto, sono semplice, sono un buon corridore oggi, ma non sono ancora un grande campione. Io non voglio arrivare alla fine del Tour o alla fine della mia carriera dicendomi che avrei dovuto fare diversamente, che avrei dovuto fare qualcosa di diverso, allenarmi di più, fare più sacrifici. A fine giornata non dobbiamo mai dimenticare il senso che ci fa pedalare. Non bisogna mai rimproverarsi nulla. Ho dato tutto. Quali e quanti consigli si daranno lungo la strada? Di certo in questa edizione partono tra i favoriti, anche se i brividi per la tremenda caduta di Frank al Giro di Svizzera avevano fatto per un istante temere il peggio, ma la sfida ormai è già lanciata. L'anno scorso gli ho dato un sacco di consigli, li ha seguiti alla perfezione ed è arrivato secondo al Giro, grazie a me. Grazie a me. Certo però bisogna dire una cosa, che abbiamo assistito alla nascita di un grande campione. Adesso lui ha trovato il suo cammino e penso che questo sia un bene, anche se ci sarà un bel futuro, un grande futuro per entrambi, credo, senz'altro. Non c'è segreto, se sono in forma sarò lì sulla montagna.